E ciao a tutti amici, sono sempre Ricordo e benvenuti in questo nuovo episodio di RimWorld. Allora, dalla scorsa live, cioè ieri sera venerdì 8 novembre, sono cambiato un po' di cose. Se avete visto la live, sapete benissimo cosa è successo qua dietro. Sapete benissimo cosa è successo all'ospedale, ma non sapete cosa è successo dopo. Allora, io avrò giocato per, direi, probabilmente un paio d'ore dopo che la live è terminata e ho modificato un po' di cose. Adesso farò un veloce recap di quello che ho fatto. Io sostanzialmente non era altro che sistemare alcune cose che sono successe durante la live, ma vi accorgerete che molte cose sono cambiate, a livello di risorse soprattutto, perché abbiamo una quantità immane di acciaio e componenti. Questo per via di commerci e di scavo. Partiamo sempre da qua in basso. Allora, il Rimatomic Smashing Table è stato costruito. Ho messo qua una Steel Quarry Platform per lo stoccaggio dei materiali necessari per la costruzione e per i materiali costruiti. Ho già dato anche. Avevo dato teoricamente. No, ok, non li avevo dati. Li diamo dopo. Gli ordini per la produzione dei prodotti e via. Qua. Zona dove ci sarà il reattore nucleare. L'ho scavata e l'ho costruita con muri e il solito pattern per le strade. Non ho costruito altro però, perché sinceramente non sapevo come strutturarla e soprattutto volevo farla durante la registrazione. Ricerche. Qua alcuni di voi, diciamo che magari storceranno un po' il naso. Vi ricordo che Tactical Grenades, Specialized Firearms, Marksman Rifle, Laser Targeting System, Orbital Support e basta. Erano bloccate a causa di un bug. Io cosa ho fatto? Ho calcolato quanto due ricercatori che ricercano a piena velocità ci mettono per fare una. Dov'è che era? Questa qua, la ricerca da 3000, ad esempio, come poteva essere Microelectronics. Però l'avevo fatto su AI Persuasion. Ho diviso quel valore di tempo per 3, l'ho moltiplicato per, ad esempio, mi ricordo, Orbital Support, che è 9.5, ho atteso quel tempo senza fare ricerche, dopodiché l'ho sbloccata tramite il Debug Tool. Quindi tecnicamente il tempo è passato. Vi devo dire, non è totalmente accurato perché in realtà avrei dovuto far fare qualcos'altro ai ricercatori che sono Zavala e Cannon, perché loro nel mentre lavoravano nella colonia e quindi tecnicamente non è corretto. Però è l'unico modo che mi è venuto in mente per poter effettivamente sbloccare queste ricerche, che vi ricordo sono Tactical Grenades, Specialized Firearms, Marksman Rifle, Laser Targeting System e Orbital Support. Sono le uniche che ho dovuto sbloccare tramite quel metodo. Perché poi Starflight Sensor, Starflight Basics, AI Persuasion e queste qua, come vedete, le stiamo ancora ricercando normalmente. Dopodiché, nella Prosthetics, ho fatto Tissue Printer e Synthetic Organs. Dobbiamo ancora andare avanti con la Bionics Workbench. Quindi probabilmente oggi, come ricerche, faremo quello. A livello della zona di produzione è cambiata un po' di roba. Prima di tutto ho dato degli ordini, che è questa qua, make gas mask until you have 10. Perché, come avete visto durante la live, se non l'avete visto, vi consiglio o di recuperare il momento in cui c'è stato l'incendio all'interno dell'ospedale, oppure ascoltatemi bene. Sostanzialmente adesso, grazie alla Combat Extended, grazie tra virgolette, il fumo e l'intossicazione sono un problema serio. E quindi i coloni dovrebbero essere equipaggiati con delle maschere antigas per resistere sostanzialmente. Quindi glielo fate fare. Inoltre ho fatto fare un altro Barrett, che dovrebbe essere qua. Eccolo qua, esattamente. E niente, qua ci sono un po' di materiali. Principalmente sono caricatori, sì. Dopodiché vediamo. Sì, ho fatto costruire altri Electric Tailor Bench, così da poter dividere gli ordini. Come vedete, prima tutti questi ordini qua erano condensati in un unico tavolo. Inoltre ho fatto fare i mending kit e adesso abbiamo anche un mending table. Ho fatto fare un pallet con, scusate, un pallet
con del tessuto per una questione di vicinanza con i tavoli, e ovunque ho rimpiazzato con delle armchair, cioè con delle poltrone. Dopodiché vediamo. Ah, sì, qua ho fatto una zona lavatrici molto vicina al guardaroba perché era comodo. Le lavatrici sono abbastanza comode da utilizzare e ho deciso di utilizzarle. Nulla di più. Vediamo, qua devono ancora trasportare via questi cavalli, così come c'è dell'acciaio perché ho dovuto raddoppiare lo stoccaggio, perché abbiamo parecchia roba da mangiare. Ho tolto i due ventilatori, scusate, freezer, li ho tolti. Questa stanza qua non è più refrigerata, è soltanto uno stoccaggio e basta ora. Anzi, già che ci sono, fatemela ridurre. Ok, non così tanto. Ok, meglio. Vediamo, Cheetah ha lavorato come Dio comanda. E come potete vedere, insieme però anche i nostri coloni, adesso, vista la quantità assurda di acciaio, ho deciso di rimettere la zona di lavoro. Però prima l'avevo tolta. E ho scoperto che Cheetah ci lavora comunque. In più ci lavoravano i nostri coloni, che hanno tirato su parecchio acciaio. Tant'è che quasi quasi lo faccio trasportare con urgenza. Dopodiché, l'ospedale è stato ricostruito totalmente, ma questo l'avevamo già visto in live. Ho fatto rifare praticamente penoxicillina e medicine come se non ci fosse un domani. Grazie comunque a tempi di pace più o meno, perché c'è stato effettivamente un buon periodo di tranquillità. Ci sono stati dei raid, ma li abbiamo blastati semplicemente con le torrette. Ups, sono andato troppo in su. No, direi che possiamo salire qua. Ho fatto spostare la tomba che usciva sul passaggio. Vi ricordo che questa qua ancora non sarà la zona delle tombe, ma ci sarà una cripta più avanti. Ho fatto allargare l'inceneritore, mettendo sia una zona vestiti che una zona cadaveri. Ho aggiunto una strada che ci porta sostanzialmente a questa zona qua di difesa. Dovrei fare la stessa cosa per questa. E qua, come potete vedere, ho fatto ciò che abbiamo iniziato ieri nella live. E cioè ho fatto ampliare la linea di difesa. Ora mancano ancora tutte le torrette, ma sono abbastanza sicuro che ce la faremo. Ora io vorrei evitare di mettere solo torrette così. Quindi fatemi annullare. Reinstall. Questa la annulliamo e questa la annulliamo perché lì in mezzo ci mettiamo le. Dove sono? Heavy Auto Turret. Eccolo qua. Perfetto. Questo perché ci servono sostanzialmente delle torrette pesanti, visti gli attacchi dei meccanoidi. Quest'intera zona, vi devo dire, adesso mi fa sentire molto più sicuro. Come potete vedere qua, data la poca resistenza di questo muro, che probabilmente scenderebbe facilmente, ho dovuto far costruire parecchio di più. E ho fatto scavare, scalato, così almeno possiamo sparare anche da qua. Altro, vediamo. Qua siamo a posto. Ah, sì, filo spinato. Ho fatto costruire del filo spinato. Qua non hanno più preso niente perché abbiamo pochissimo spazio. Stessa cosa per i corpi, iniziano a marcire o se li mangiano i cavalli. Filo spinato che serve per rallentare sostanzialmente i movimenti dei nemici. Pianifico di costruirne altro, tipo in questo modo. Per appunto rallentarli ancora di più. E davvero ci spero. Perché è problematico. Il loro avvicinamento è problematico. Tant'è che, guardate, lo facciamo subito. Perfetto. Va benissimo. Volevo fare la stessa cosa di qua, però come potete vedere la questione è un po' più complessa, mettiamola così. Dato che effettivamente qua è tutto campo aperto e sono facilmente aggirabili. Cos'altro abbiamo fatto? Zona dell'industria è stata completata. E anzi, siamo pure in produzione. Andiamo sulle prosthetics. Vai, research. Siamo in produzione, stiamo producendo sintammide e synthread. C'è stato un problema ieri. Cioè non avevo collegato prima di tutto l'acqua, dopodiché la Oil pipeline non era stata collegata e quindi ho dovuto collegarla semplicemente. Sintilene? Sì, ok, non lo stanno producendo. Probabilmente qualcuno deve ancora andare qua nella console. Stiamo
Siamo già a 10 minuti e ancora sto spiegando. Ho girato il generatore, dato che potevo permettermi di smontarlo e costruirlo di nuovo. L'ho girato perché mi dava fastidio. Abbiamo ancora problemi di con i vestiti. Cioè, ci sono dei coloni che sono ancora nudi, per qualche ragione. Altro. Qua, sì. Questa zona mi fa davvero schifo, questa qua. Vedete, c'è un muro che non serve. Qua abbiamo dello spazio inutilizzato. Ci sono delle tombe. Non mi piace. Quello che voglio fare è costruire una zona idrica, sostanzialmente. Per far sì che i coloni possano passare senza problemi e senza vedere questa zona, che sostanzialmente non mi piace. Ve lo devo dire, semplicemente non mi piace. Un altro progetto abbastanza ambizioso che ho è quello di costruire muri tutto attorno alla base. Qua, come vedete, ci siamo già, non c'è nessun problema. Qua più o meno, anzi, ho già costruito. Tant'è che volendo potremmo anche collegare. Ok. Perché voglio poi fare la stessa cosa di qua con il muro e arrivare di qua, così da poter rimuovere tutti questi power conduit che passano in mezzo alla strada, perché anche quelli non mi piacciono. Poi più avanti ci occuperemo anche di rimuovere questi mortai o spostarli. Ho fatto costruire un'altra steel shelf per lo stoccaggio dei colpi incendiari, perché qua dentro non andavano bene, semplicemente. Ci sono ancora, per qualche ragione, però non andavano bene. Ora qua dentro possiamo metterci magari storage, weapons, ranged weapons, il barret, magari, però per ora è qua. Ok, abbiamo dei visitatori, credo sia... Ok, credo sia tutto in realtà. Praticamente quello che volevo fare nella live non si è riuscito a farlo, tranne per l'industria. Però per quanto riguarda la Rimatomics, sì, ce l'abbiamo fatta. Allora, cosa posso vendervi? Potrei vendervi di tutto, tecnicamente. Dato che effettivamente abbiamo di tutto. Ok. Bene, via. Tutte queste cose che vedete che sono basse, che sono davvero prossime a distruggersi, le vendiamo. Ok, allora. Perché vorrei effettivamente sbancarli, quindi. Voglio comprare tutta la loro carne. La gabbia non mi interessa. Però vendo tutte le insect jelly. E devo comprarmi ancora qualcosa. Mannaggia, cosa mi compro? Dell'FSX? Non mi interessa. Del legno. Questo lo compro. Ok, ora. Categoria qualità. Allora. Pur, via. Via. Queste qua sono davvero basse. Vendiamo tutto. Perché effettivamente non ci interessa niente di questa roba qua. No, beh, questo qua è normale. Ok, 62% è davvero basso. Tutti i tribalware li vendiamo. La gas mask no. Che è uscita bene. Direi che ci siamo. Dio, un 74%, ma sì, lo vendiamo. Ok, 1600, dobbiamo ancora comprare qualcosa. Cosa compriamo? Pig skin, non me ne faccio niente. Pemmican ve lo potete pure tenere. La gave non mi serve. Oh, ma che... Cosa gli faccio? Oh, cosa posso comprare? L'FSX. L'herbal medicine. Un Labrador, non lo so, cosa... Compriamo un cavallo, no? No, cavallo no. Oh, non saprei. Allora, evitiamo magari di vendere qualcosa... Tipo... Non so, il Synthread. Ah, ce lo teniamo il Synthread.
Ok. Andata. Ok, bene. Così inizieranno a trasportarle. Come vedete, il nostro stoccaggio è parecchio pieno. E beh, oddio, non proprio. Diciamo che saprebbero dove metterlo. Giosuè, cos'hai? No. Hai fame? What about you mangi, ah? Ah, nella cucina. Ho tolto tutti i food basket perché tanto non mi servivano e ho messo dei barili da fermentazione, dato che effettivamente ne abbiamo di luppolo, ma parecchio anche. Vorrei vedere cos'è che fa Carlotta. Dov'è che sei, Carlotta? All plus. No storage space for what? Sì che ce l'abbiamo lo storage space. Andata. No storage space per la carne c'è. C'è. In realtà c'è. State tranquilli. Ok, bene. Rimatomics. Vi ricordo che per quanto riguarda la Rimatomics siamo rimasti fermi al Build Acorn Reactor. Ok, sostanzialmente. Quello che ci dice è... Lo leggiamo insieme. Build the frame for a nuclear reactor core. Ok, sostanzialmente dobbiamo costruire questo reattore. Una volta che il frame sarà completo, dobbiamo costruire il bar holder sostanzialmente, cioè il core fatto con le barre. E qua ci dice che sostanzialmente è meglio se lo costruiamo in una zona protetta e che i coloni durante il trasporto del carburante, scusate, del materiale fissile, utilizzino delle anti-radiation suits. Lo spessore del muro e gli HP del materiale determinano quante radiazioni sono assorbite. Teoricamente dovremmo essere a posto così. Se non ci fidiamo, possiamo costruire altri muri. Ma io mi fido di questo. Allora, quindi, Rimatomics. Potremmo costruirlo qua, ad esempio. O qua, ancora meglio. No, vabbè, preferisco qua, vicino al reattore da ricerca. Tanto ci sono uno, due muri. Va benissimo. E poi cosa facciamo? Gli diciamo di fare così. Una porta. E questa qua sarà la nostra zona, una zona di controllo, sostanzialmente. Una control room. Per quanto riguarda invece i pavimenti, dato che abbiamo un po' di acciaio, io andrei per delle metal tile qua dentro. Ce lo possiamo permettere, why not? Ma sì, ma anche nella control room, ma cosa ci interessa? Costruiamo anche le luci. Va benissimo. Ok, adesso dobbiamo soltanto aspettare. Slate tile. Anzi no, vai, facciamolo bene, metal tile. Item stash quest, wow, ve le potete tenere. An happy nudity. Scanio, cos'hai? Cioè, cosa non hai? Pantaloni. Ma perché non abbiamo pantaloni da qualche parte? Non abbiamo pantaloni. Ah, flak pants. Allora, facciamo così. Dato che effettivamente mi dà fastidio. Manage outfit, select, colonia. Potete mettere i flak pants. Praticamente adesso tutti dovrebbero andare a metterseli. Eccolo qua. Alba è il primo. Reyallol l'allero. Ma tutti vogliono mettere i flak pants. Va bene. Ok, Navirio. Dai che aveva Navirio, scusate. Vabbè. Ah, ma danno anche del bulk. Pirate Merchant, subito. Chissà se possiamo vendere alcuni organi che abbiamo preso grazie al raid. Vediamo. Ovviamente no. Vediamo un po' cosa vendono. Nel dubbio. Componenti. Un prezzo assurdo, però va bene. Tanto possiamo permettercelo per ora. Wow, il Barret si vende un po', eh. Ok, però voi non comprate davvero niente. Va bene, cosa vi devo dire?
Ok. Via, all urgently. Sostanzialmente la quantità di componenti che abbiamo adesso ce la siamo costruita così. Stanno costruendo qua? Si spera. Ok, i componenti dovrebbero arrivare. Nel mentre facciamo fare uranium pellets. 20 you have. Facciamo 500 e basta. Perché le uranium fuel rods richiedono 100 uranium pellets, quindi ci siamo. Le MOX sta per Mixed Oxidized Fuel, quindi per ora non la possiamo costruire ancora, perché non abbiamo del plutonio. Ok, ottimo Cody. Cos'altro posso fargli fare? Una radiation suit. Fai finché non ne hai 4. Ok, Ascanio mi hai rotto le palle. Non full metal jacket, ma high explosive. Questi full metal jacket, ok. Build copy. Yeah. Ok. Così abbiamo più heavy auto turret che altro. Ancora non sono riuscito a fargli fare dei colpi da 90 mm, per qualche ragione. Qua ovviamente non stanno raccogliendo nulla perché non mi serve nulla di tutto ciò e quindi semplicemente non lo raccolgono. Stanno andando male qua. Normale. Perché il buffer è a 0% mentre qua invece sta andando? Qual è il problema? Fatemi provare una cosa. Non vorrei che fosse questo. No, teoricamente il buffer dovrebbe anche andare. Rinfeller. Allora, oil pipeline c'è. Water pipeline c'è. Cos'altro ti serve? Ah, Sentinel White. Per questo non lo produceva. Perché non gli avevo detto di prendere il giusto Sintilene. Infatti adesso sta lavorando. Guardate qua. La nostra industria sta producendo. Questa roba qua, sapete, si vende a un bordello, comunque. Il Sintilene non tanto. Però il Sintred e la Sintamide sì. Non so perché qua ci sia del Sintred, sinceramente. Bene. Tra poco potremo iniziare a lavorare con il Sintilene. Ottimo. Ma l'ha cucinato lei? Cioè, Carlotta è stata male per un pasto che ha cucinato lei. Ma Carlotta, are you ok? Ok, qua stanno costruendo molto velocemente. Sostanzialmente il reattore è costruito, devono terminare di assemblarlo. Bravo Cody, bravo. Eccolo qua, adesso lo costruiscono. Già che ci siamo. Davanti gli have. No, che okay, oh. 21. Textile trader. Navirio, non so cosa tu stia facendo, ma vai qua che dobbiamo stare a vendere sta roba. Oh, che bello, la squadra di costruttori è lì. Ok. Via. Il resto mi sembra abbastanza normale. Eviterei di venderlo così a caso. No, questo lo vendiamo. Ok. Qua qualche soldino in più. Eccolo qua il fumo come vi dicevo. E le persone rischiano anche soltanto, che ne so, ad entrare per portare i cadaveri se c'è ancora del fumo. Perché l'avvelenamento arriva davvero in un attimo. L'avvelenamento, scusate. Il problema legato al fumo, diciamo che sorge subito, in un attimo proprio.
Sa che dobbiamo riaccenderla. Perché qua non brucerà tutto. Infatti. Eric, sta Mario. Abbiamo parecchia carne, comunque. Lo potete vedere qua. Abbiamo più di... La butto lì, più di 5.000 unità di carne. Abbiamo di cibo... Ok, abbiamo 4, quasi 5.000 unità di carne e 7.200 di... Brutta. 14.000 munizioni. Giosuè, ok. Rick, an happy nudity. Why? What happened? Anche a lui manca un... Mancano i pantaloni. Sì, però, oh, non ti puoi portare dietro 800... 800 e passa caricatori, dai. Da solo li porti via. Eric, Samario. Va bene, guarda, fai quello che ti pare. Fire. Ok, questo mi interessa. Dai, oh, prendi fuoco. Ok. Adesso che abbiamo aumentato la dimensione ci mette un po' di più. Oh, bene. Starvation key, Carlotta, why? Sta davvero male. Ok. Malnutrition trivial. Ok. Oh, va bene, andiamo avanti veloce. Qua? Non ho costruito? Quasi. Siamo quasi, con il reattore. Infatti, siamo 860 su 1000. Poi dobbiamo costruire un turbine generator. E per farlo iniziamo subito a... Ancora non possiamo perché non ce l'ha sbloccato. Ok, sta ancora facendo i pellet di uranio. Ok, ora fai niente. Fantastico. Dovrebbe fare le radiation suit prima. Quindi, nel dubbio, radiation mask. Ok. Le turbine. Turbine blades. Ci servono per fare le turbine, effettivamente. Step completed. Prossima cosa è costruire un turbine generator. Quindi, Thor Turbine. Allora, dove mettiamo però la stanza delle turbine? Io direi che possiamo fare... Oh, mannaggia. Vorrei evitare. Ok, bene così. No, non possiamo farlo. Oh, mannaggia. Va bene, mettiamo due turbine qua così. Ipoteticamente ne potrei mettere una terza. No, tanto poi dovremmo fare l'upgrade alle Zeus. Allora, servono 250 turbine blades. Ok. Make turbine blades. Davanti gli web. 250. Gli ho già detto di fare le radiation mask. Ok. Fantastico. Quindi... Anche qua, pavimenti. Facciamo fare una cosa del genere. Porta, porta. Ora, credo ci stia qua una torre di raffreddamento, però potrebbe essere un problema, perché non è detto che faremo una torre di raffreddamento. Bisogna vedere effettivamente dove riesco a fare il raffreddamento. Inoltre servirà una riserva d'acqua interna. Quindi io nel dubbio. Hygiene. Pumping station. No, vabbè. Deep water well.
Ce n'è qua? No. Waterwell, quindi. Qua c'è, perfetto. Quindi ipoteticamente qua potrei fare un estrattore per l'acqua. Ok. E sappiate che ci serve questa zona qua perché avere acqua per il sistema di raffreddamento è tipo una prerogativa estremamente necessaria. Però non c'è bisogno del pavimento figo. Anzi, utilizziamo quello brutto, va. Facciamo passare un cavo qua in mezzo. Benissimo. Sono alpaca in giro. Ok, stiamo consumando molto velocemente i componenti, eh. Però direi che è quasi quasi normale. Ok, l'hanno costruito, ottimo. Soft, cos'hai? Intense pain. Why? Ah, food poisoning. Carlotta ha fatto una merda, ve lo dico. Perché ha più o meno ucciso il resto della colonia con i suoi pasti. Allora, plumbing. Ora, lavorano abbastanza velocemente, eh. Mi piace questa cosa. Peccato che non riescono a darsi un attimo una mano a vicenda e costruiscono una cosa alla volta. 200, 200. Ok, perfetto. Mancano soltanto le turbine blades. Quindi io, scusa un attimo. Cody teoricamente dovrebbe lavorarci. Però ancora non ci sta lavorando.